Ciao bimbi! Siccome la Befana sta per arrivare, oggi prepareremo insieme il carbone dolce. Siete stati bravi quest'anno? Beh, un po' di carbone fa sempre bene a tutti. Allora, abbiamo bisogno di 150 g di zucchero a velo, 150 g di zucchero bianco semolato, un albume d'uovo, 50 g di acqua, qualche goccina di colorante alimentare. Anzi, dimenticavo, all'interno dell'albume d'uovo io ho inserito anche qualche goccina di succo di limone. In questo modo l'albume monterà meglio. Iniziamo subito. Come prima cosa, versiamo il nostro albume all'interno di una ciotola e con le fruste elettriche dobbiamo montarlo. Una volta che sarà abbastanza montato, aggiungeremo lo zucchero a velo setacciato. Una volta ottenuto un composto di questo tipo, incominciamo ad aggiungere il nostro zucchero a velo setacciato. Inglobiamo lo zucchero a velo al composto e poi lo trasformiamo in una glassa nera. Aggiungiamo un po' di colorante alimentare. Ok. E poi continuiamo a mescolare. Il risultato che dobbiamo ottenere è proprio questo, una glassa molto densa e ovviamente scura. A questo punto possiamo mettere la nostra ciotola da parte e spostarci sul fuoco. Ci siamo trasferiti sul fuoco. Prendiamo un pentolino antiaderente, aggiungiamo lo zucchero, l'acqua e il restante colorante alimentare. E a questo punto facciamo fondere bene lo zucchero creando un caramello, girandolo di tanto in tanto, mi raccomando. Una volta che abbiamo ottenuto questa consistenza molto molto densa, come potete vedere, aggiungiamo 2 cucchiai di glassa all'interno del caramello. Incominciamo a mescolare. Eccoci qua, il nostro carbone praticamente è pronto. Vedete? Ora lo trasferiamo in uno stampo ricoperto di carta da forno e lasciamo asciugare. Vedete? La consistenza è proprio quella del carbone. Guardate, bello lucido e piano piano si sta iniziando a solidificare. Una volta che il nostro carbone si è raffreddato, possiamo tagliarlo a pezzi molto irregolari, come di solitamente è il carbone, e finalmente gustarlo. Buona Befana!